desidero presentarvi questo volume, L'accordo tra Santa Sede e Cina, che ho curato insieme alla professoressa Elisa Giunipero. Il volume si intitola L'accordo tra Santa Sede e Cina, i cattolici cinesi tra passato e futuro, ed è stato pubblicato dall'Urbaniana University Press, la casa editrice dell'Università Urbaniana. E questo volume appunto è focalizzato intorno all'accordo che è stato sottoscritto tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese il 22 settembre del 2018. Questo è avvenuto dopo 70 anni di rapporti molto difficili, a dir poco, che hanno visto dopo la rivoluzione di Mao Zedong nel 1949, una vera e propria persecuzione dei cattolici in Cina, degli stranieri missionari, ma anche dei cattolici, ha visto successivamente delle divisioni interne a questa comunità, la nomina di vescovi scelti dal governo, ordinati in modo valido da altri vescovi cattolici, ma senza il consenso della Santa Sede, quindi vescovi illegittimi. Insomma, molte questioni complicate e molti scontri. È sembrato quindi un po' incredibile che si arrivasse alla firma addirittura di un accordo sottoscritto pubblicamente dal vice ministro degli esteri cinese e dal vice ministro degli esteri, chiamiamolo così, il sottosegretario dei rapporti con gli stati, Monsignor Camilleri. E allora c'è bisogno di spiegare perché. Questo libro si propone proprio questo scopo. Questo libro raccoglie diversi saggi che affrontano il problema dal punto di vista storico, anzitutto, dal punto di vista teologico, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista pastorale, perché è una questione molto complicata che riguarda i rapporti diplomatici tra Santa Sede e Repubblica Popolare Cinese, ma riguarda anche la Chiesa in Cina, quindi sono dei risvolti pastorali, c'è il problema dei vescovi illegittimi, della comunità cosiddetta ufficiale, della comunità cosiddetta invece sotterranea. Ecco, sono tutta una serie di questioni molto complicate, in effetti, che hanno reso difficile e quasi incredibile questo accordo, che però c'è stato. E allora ecco qui l'interesse di chiarire di che cosa si tratta, del perché, quali sono state le difficoltà, come si è riusciti a superarle, qual è stato il punto di vista vaticano, qual è stato il punto di vista cinese, gli aspetti positivi, le critiche che sono state fatte. Ecco, tutto questo viene riportato all'interno di questo volume, scegliendo un po' la prospettiva del lungo periodo, nel senso che sono due mondi che si sono incontrati, dunque non è soltanto un atto formale che interessa questo accordo, di cui peraltro non conosciamo il contenuto perché le due parti lo hanno mantenuto riservato, quindi tanto più è importante capire di che si tratta e sostanzialmente in che modo scioglie poi la grande questione, che è la questione della nomina dei futuri vescovi, impedendo così che si formino nuovamente divisioni, lacerazioni che sono state molto dolorose, che sono costate anche la difficoltà molto grandi, la prigione in alcuni casi, proprio appunto perché mancava questo accordo su questo punto fondamentale. Ma appunto, dicevo, intorno a questo accordo c'è soprattutto il significato di un grande incontro culturale e storico. I rapporti fra la Chiesa e la Cina sono rapporti di lunghissimo periodo. Il cristianesimo in Cina comincia nel VII secolo con i monaci orientali siriani, cosiddetti nestoriani, prosegue con Matteo Ricci, una figura molto famosa, e gli altri suoi colleghi gesuiti, riprende nell'Ottocento, ma si interrompe in modo drammatico intorno al 1949, a seguito della rivoluzione comunista. Ecco, tutta questa lunga storia è qui sintetizzata in poche battute per far capire l'importanza di quest'atto che ha avvicinato i due mondi, sorprendendo il mondo di oggi, la comunità internazionale, ma aprendo anche delle prospettive, che sono prospettive di pace, che sono prospettive di collaborazione, perché non riguardano soltanto la Chiesa e la Cina, ma in qualche modo riguardano il mondo intero, un mondo che tutti speriamo sia migliore dopo la grave epidemia del coronavirus che ha coinvolto un po' tutti e che forse ci ha insegnato a cercare di più il dialogo, o almeno lo speriamo.